Sono allo Stil Novo. Un bellissimo tortello, oggi mi sono fermato a pranzo perché si può pranzare fortunatamente. Sono con Giulia Nencini. Ciao Giulia, ben trovata, però io in realtà sono venuto a scoprire questi spettacolari barattolini che vi siete inventati. Quindi il gusto toscano da portare a casa. A media conservazione perché sono cotti sotto vuoto, sterilizzati e quant'altro, durata 2 mesi. Barattolo, come si vede, sotto vuoto. Esatto. Il peposo, la trippa. Insalata di lesso, abbiamo fatto altre quattro tipologie, quindi si è fatto il fegatino di pollo, classico alla toscana, abbiamo fatto le verdure grigliate sott'olio, sempre sottovuoto, abbiamo creato il moscardino caciocavallo, si è fatto anche quello sottovuoto, quindi abbiamo dato una scelta abbastanza varia di prodotti, sempre fatti tutti da noi, tutto in casa. Per dare un po' di stil nuovo anche a chi magari o non può pranzare fuori o comunque è una carineria, un gesto che abbiamo pensato di fare per i nostri clienti per sentirli più vicini e sentirci noi più vicini a loro. Uno se lo può mangiare al lavoro perché il contenitore è riutilizzabile Assolutamente, non e comunque si può buttatelo. scaldare a bagnomaria, nel forno a microonde, dove Esattamente. vogliamo, Una volta eccetera. aperto lo potete mantenere in frigo, si mantengono in frigo dai 2 a 3 giorni Non penso che chiaramente. duri 2 o 3 giorni in Ecco, frigo, secondo me non durano durerà due o 20 tre giorni, minuti. perché quando aprite il peposo poi capite che non si può tenere lì 2 o 3 giorni, è impossibile resistere, secondo almeno quelli che l'hanno preso hanno detto che è così. Quindi noi ci fidiamo del cliente anche, del risultato finale. Due possibilità di acquisto, uno si viene a mangiare un bel tortello o altro, smart Esatto. lunch, Smart lunch. e poi ci porta la spesa per la settimana, per il mese, quello Esatto. che vuole. Diciamo, con l'asporto e il delivery siamo attivi, per cui la sera ci siamo per voi, anche se non ci permettono di esserci al pubblico e di farvi accomodare in questa sala, ma in ogni caso siamo con voi al 100%, non vi abbandoniamo. Ecco, la cosa che mi ha colpito è il prezzo, perché pur essendo prodotti di qualità, a lunga cottura a bassa temperatura e quant'altro, con un barattolo che ha un prezzo, Certamente, ha un però. prezzo finale, il barattolo già solamente da solo ha un prezzo di 1 euro, quindi noi dobbiamo cercare di calcolare un prezzo che sia alla portata anche del cliente, perché il periodo storico vuole anche che ci adattiamo a questa situazione, giustamente, quindi abbiamo dato un prezzo modico, diciamo che la verdura e il lesso le mettiamo a 7, mentre gli altri barattoli hanno una preparazione proprio in cucina diversa, più particolare, più lunga, come per esempio il peposo, come tu sai Armando, ci vuole un po' più di tempo per la Poi almeno 3 ore. preparazione. Esatto, quindi abbiamo alzato di 1 euro, quindi sono i barattoli a base di carne 8 euro, invece i barattoli a base di verdura, l'insalata di lesso che sì è carne ma comunque è una preparazione molto più semplice, meno impegnativa, a 7, per cercare di fare anche un pensierino per Natale, un regalo di compleanno, basta Una il domenica in pensiero. famiglia. Una domenica in famiglia uno apre il barattolo di fegatini, l'unica cosa che devi fare è tostare il pane a casa e poi ci si pensa noi al resto. Ecco, perché poi sono porzioni per uno o due persone Assolutamente abbondanti, abbondanti. poi uno ci può anche giocare, quindi magari un pochino di polenta e allunghi il La mischi insieme peposo, al peposo. oppure fa un bel risotto e ci metti il peposo sopra, un bel Esattamente. bucatino parmigiano e burro e ci metti la trippa, e quindi quella che è una porzione diventa magari per tre o Diventa quattro persone per fare domenica. Esattamente, esattamente. È un modo diverso, abbiamo cercato di trovare una chiave diversa per rimanere vicini ai clienti con la nostra impronta, senza che si dimentichino di quello che facciamo e di cosa siamo, Ecco perché capisco perché. il periodo non sia facile per poter mantenere anche una certa linea di pensiero e di ristorazione, quindi cerchiamo di adattarci anche al momento, nella speranza che non duri più di tanto. Perché in questo periodo, come lo scorso anno, in realtà non abbiamo bisogno di nutrirci, perché a quello ci pensa il cubettino di lievito che compriamo al supermercato, ma abbiamo bisogno di riscoprire emozioni e i nostri ricordi. Ci vuole E sono empatia. piatti o barattoli come questo che lo fanno. Sono Grazie d'accordo. Giulia, Stil Novo, Grazie a te, Armando. forza ragazzi.